C'erano una volta una diva di Hollywood e un'inventrice geniale. Sono Hedy Lamarr e sono stata entrambe queste donne. Nasco nel 1914, a Vienna, in Austria. Fin da giovanissima mi faccio notare per due mie grandi qualità: il talento per le materie scientifiche e la bellezza. Faccio la mia scelta e a 15 anni lascio la scuola di ingegneria per diventare un'attrice. Un regista mi definisce addirittura la donna più bella del mondo, un'etichetta che mi rimarrà addosso per molto tempo. Nel 1933 sono la prima attrice a recitare una scena di nudo integrale e il primo orgasmo femminile della storia del cinema. La fama mi porta a conoscere quello che sarà il mio primo marito, Fritz Mandl, detto il re delle armi, un ricco industriale che ha 14 anni più di me e che si rivela un uomo geloso e possessivo. Infatti, mi fa vivere rinchiusa nel suo castello. La mia testa è sempre al lavoro. Mio marito rifornisce di armi l'Italia di Mussolini e la Germania di Hitler. E il castello è spesso frequentato da ingegneri bellici e ufficiali dell'esercito. Tutti parlano liberamente davanti a me, perché mi credono una faccia carina e nulla più. In realtà, io capisco tutto quello di cui parlano. Nel 37, finalmente, riesco a fuggire. Durante un ricevimento, dopo aver convinto mio marito a farmi indossare la collana più costosa, mi allontano di nascosto e prendo un treno notturno per Parigi. Bonjour. Dopo lunghe peripezie, arrivo negli Stati Uniti, a Hollywood. Qui divento subito una diva dal fascino esotico. Tutti mi conoscono, tutti ammirano la mia bellezza, ma vedono solo quella. Sotto sotto la gente pensa che io sia una stupida ragazzina. Non sanno che io, tra un film e l'altro, passo il tempo a studiare e a inventare. Per esempio, lavoro ad un nuovo tipo di semaforo. Suggerisco ad Howard Hughes un nuovo design di aeroplano più veloce ed efficiente. Creo una pastiglia che rende l'acqua gassata per alleviare le sofferenze delle truppe al fronte. Eh già, perché nel frattempo è esplosa la Seconda Guerra Mondiale e lì nasce la mia invenzione più famosa. Durante la guerra, i sottomarini tedeschi affondano le navi che portavano i rifornimenti alla Gran Bretagna. Il problema è che le navi alleate non riescono a colpirli perché i tedeschi bloccano le frequenze che guidano i siluri. In pratica, io invento un sistema di comunicazioni radio per guidare i siluri che i tedeschi non riescono a bloccare. Questa invenzione, chiamata Frequency Hopping Spread Spectrum, è la base su cui verranno sviluppate tante tecnologie che usiamo oggi, come il Bluetooth o il Wi-Fi. Esatto! Dovete ringraziare proprio me per la vostra connessione super veloce. E pensate, non solo non ricevo un compenso per la mia invenzione, ma quando riesco finalmente a depositare il brevetto, viene annullato perché non sono considerata cittadina americana. Si stima che oggi il mio brevetto avrebbe un valore di 30 miliardi di dollari. Nonostante i miei contributi alla scienza, non vengo mai presa sul serio. Le mie offerte di collaborazione vengono declinate. E quando le mie invenzioni vengono utilizzate con profitto, nulla mi viene riconosciuto. Una bella ragazza che fa l'attrice non può essere anche intelligente. Infatti molti, pur di non riconoscere il mio talento, mi accusano di essere una spia e di aver rubato le idee a scienziati tedeschi. Lo so, non sto parlando della mia vita sentimentale perché onestamente è stata un po' un casino. Diciamo solo che mi sono sposata e separata 6 volte. Suonerò antipatica, ma la verità è che non trovavo uomini alla mia altezza. La mia vita finisce nel 2000, in una casa di riposo in Florida, a 86 anni. Potevo essere sepolta insieme agli altri divi di Hollywood, ma invece scelgo che le mie ceneri vengano sparse sulle foreste attorno a Vienna, che da bambina amavo così tanto esplorare. Nella mia vita ho conosciuto grandi successi e grandi fallimenti. Sono stata conosciuta e amata da tutti, e poi completamente dimenticata. Ho ricevuto riconoscimenti e subito tradimenti, ma nonostante tutto, ho sempre fatto ciò che ritenevo giusto. Ho sempre pensato in grande, ho sempre offerto al mondo la parte migliore di me.